Cari amici, eccoci nuovamente giunti a una nuova seduta, questa volta avente come oggetto la Trinità in diverse sfaccettature. Vogliamo ricordare che esiste un altro video sulla Trinità creato sempre dal sottoscritto, Alessio Evangelisti, che riguarda la prima parte di questo meraviglioso tema. Pertanto, per chi fosse interessato ad approfondire questa dottrina, può cliccare sul link che di seguito si esporrà in alto sullo schermo. Senza indugio, vogliamo iniziare subito con la lettura della parola di Dio, iniziando col passo biblico sito in Fatti degli Apostoli, capitolo 1, i versi 4 e 5. E come sempre leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Leggiamo. E ritrovandosi con loro, ordinò loro che non si dipartissero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, la quale disse egli: voi avete udita da me. Perciò che Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra qui e non molti giorni. Questo passaggio è necessario leggerlo insieme a un altro passaggio, sito sempre in Fatti degli Apostoli al capitolo 2. I versi che vanno dall'1 al 12, leggiamo. E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme di pari consentimento, e di subito si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia, ed esso riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue spartite, come di fuoco, e ciascuna di esse si posò ciascuno sopra uno di loro. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare lingue straniere, secondo che lo Spirito dava loro a ragionare. Ora in Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione di sotto il cielo. Ora, essendosi fatto quel suono, la moltitudine si radunò e fu confusa, perciò che ciascun di loro li udiva parlare nel suo proprio linguaggio. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo gli uni gli altri: ecco, tutti costoro che parlano non sono egli no Galilei? Come adunque li udiamo noi parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Noi parti, medi e lamiti, quelli che abitiamo in Mesopotamia, in Giudea, in Cappadocia, Ponto, Asia, Frigia, Giudea e proseliti, cretesi, arabi, li udiamo ragionare le cose grandi di Dio nei nostri linguaggi. E tutti stupivano e restavano così sorpresi, dicendo l'uno all'altro: che vuol esser questo? Ma altri, cavillando, dicevano: sono pieni di vin dolce. Fin qui la lettura. Benedetto è il nome del Santo Signore. Nel capitolo numero 1 troviamo la promessa del battesimo dello Spirito Santo. Nel capitolo 2 vi troviamo l'adempimento di questa promessa, con tanto di numerosissimi testimoni che ne comprovano la veridicità storica. Con l'avvento del nostro Signore Salvatore Gesù il Cristo si sono compiute più di 330 profezie bibliche contenute nell'Antico Testamento e promulgate anche a distanza di migliaia di anni. Allo stesso modo, con l'avvento dello Spirito Santo si sono concretizzate un gran numero di profezie riguardanti la sua discesa. Sono queste che vanno a incrementare l'attendibilità e la divinità della parola di Dio. L'unico libro al mondo nel quale si possono trovare decine di migliaia di profezie scritte anche a distanza di migliaia di anni, la maggior parte delle quali si sono puntualmente adempiute, mentre le ultime sono in via di compimento sotto ai nostri occhi. Ogni libro della Bibbia possiede le proprie caratteristiche e i propri indirizzi.
In questa seduta vogliamo rivolgere la nostra attenzione a due di questi, ovvero il Vangelo di Giovanni e l'Apocalisse sempre di Giovanni, dove troviamo delineata in maniera chiara, comprensibile, palese la dottrina della Trinità. È per questo che in particolar modo nel libro dell'Apocalisse trova tanta opposizione, fino al punto che si arriva addirittura a consigliare di non leggere questo meraviglioso libro, appunto l'Apocalisse. E ci si vuole schierare dietro una falsa assertione, la quale dice che leggere il libro dell'Apocalisse, secondo costoro, desterebbe paura e sgomento nei credenti. Ebbene sì, triste a dirsi, ma ahimè, è vero, e non sono pochi coloro che riveriscono queste blasfeme posizioni, accodandosi senza indugio all'antibiblicismo proposto, seguendo questa posizione incondizionatamente e con deferenza, nonché soggezione, piuttosto che seguire e sottostare a ciò che invece ci dice il Signore nella sua parola. Infatti, a smusare questa blasfemia ci penserà direttamente lo stesso libro dell'Apocalisse, il quale senza indugio e con estrema chiarezza dichiarerà con grande eco e grande fragore l'infondatezza di questa assurda posizione, come possiamo riscontrare già dal suo inizio nel capitolo 1, nel verso 3, dove leggiamo: «Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servano le cose che vi sono scritte». Come abbiamo potuto ascoltare direttamente dalla parola di Dio, chi legge il libro dell'Apocalisse è beato. Non ci dimentichiamo che questo verso, trovandosi all'inizio del libro, pone particolare accento appunto al libro stesso, oltre che ovviamente anche a tutto il canone biblico formato da ben 66 libri. Pertanto l'asserzione beato implica pace con Dio e vita eterna in Lui. Di conseguenza possiamo capire che non leggere le parole di questa profezia implicherà esattamente l'opposto. E, se ciò non fosse sufficiente, sempre nello stesso libro troviamo scritte le seguenti parole. Apocalisse, capitolo 22, verso 19. Se qualcuno toglie dalle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita, dalla santa città e dalle cose descritte in questo libro. Il passo è più che chiaro. Guai a chi toglie. Pertanto chiunque pretenderà di impedirne la lettura, sia dell'Apocalisse che di qualsiasi ovviamente altro libro della Bibbia, dovrà portare le pene e i flagelli ivi descritti. Sia qual sia la sua scusa, essa altro non sarà che un togliere alla scrittura, e guai a chi osa bestemmiare contro allo Spirito Santo, il portatore della vera luce, Matteo 12,31. Come già detto, nell'Evangelo di Giovanni troviamo presentata la dottrina della Trinità in maniera inconfondibile, chiara e dettagliata. Ci viene mostrato come fra il Padre e il Figlio si concretizza un vero e proprio dialogo, dimostrando così che sono due persone ben distinte e differenti. Notiamo anche come il Padre manda al Figlio e come nessuno va al Figlio se il Padre non lo chiama, così come leggiamo in Giovanni, capitolo 6, verso 44, nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato lo attragga ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Allo stesso tempo notiamo come nessuno va al Padre se il Figlio non intercede, così come scritto in Giovanni 14, 6. Gesù gli disse: «Io sono la via,
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Vedi anche 1 Timoteo capitolo 2 verso 5, dove leggiamo che vi è un solo mediatore. Pertanto la Scrittura non lascia ombra di dubbio nello stabilire che esiste una Trinità ben descritta e definita, composta da tre persone differenti, la quale, come avremo modo di vedere durante questa sessione, è perfettamente paritetica, cioè paritaria, e che non è una contraddizione asserire che, nonostante siano tre persone, in realtà è un solo Dio. Anche di questo parleremo più avanti. L'antitrinitarismo, dottrina nata direttamente dal padre della menzogna, cioè Satana, asserisce che l'Evangelo di Giovanni ci presenterebbe una trinità simbolica, ma che in realtà questa non esisterebbe. Secondo questa dottrina diabolica, la Trinità ci verrebbe presentata dalla Scrittura circoscrivendola unicamente nell'opera di incarnazione del Signore Gesù quando era presente in questo mondo e con un linguaggio figurato, ma che in realtà su nel cielo, dice questa dottrina, non troviamo traccia di nessuna Trinità. Uno dei passaggi preferiti di questa pseudodottrina, permettetemi, luciferina, si trova in Giovanni, capitolo 12, verso 30, dove leggiamo quanto segue. Gesù rispose e disse: «Questa voce non si è fatta per me, ma per voi». Come noto a tutti coloro che conoscono le Scritture, se si volesse pretendere stabilire l'inesistenza della Trinità su questo passo sarebbe a dir poco ingenuo, nonché scolastico, permettetemi, in quanto si andrebbe a decontestualizzare un verso da tutto il contesto che, come è noto a tutti, un verso fuori dal contesto altro non è che un mero pretesto. A questo punto non ci rimane che andare alla verità, alla parola di Dio, la Bibbia, e verificare se effettivamente la Trinità sarebbe circoscritta unicamente che sulla terra, cioè quando il Signore Gesù era qui in mezzo di noi, e sarebbe semplicemente un linguaggio figurato. Bene, per far ciò inizieremo con la lettura del libro Atti o Fatti degli Apostoli, capitolo 7, verso 55 e verso 56. Leggiamo: «Ma egli, essendo pieno dello Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù, che stava alla destra di Dio, e disse: Ecco, io vedo i cieli aperti e il Figliuol dell'uomo in piedi alla destra di Dio». La prima cosa che desideriamo sottolineare è la parola vide, che tradotto sta a significare fedele testimonianza. Già, testimonianza perché è un fratello in Cristo che sta raccontando per filo e per segno quanto sta vedendo coi propri occhi. Fedele, fedele perché è la stessa parola di Dio a rappresentarcelo. Quindi la visione è indiscutibile. La seconda considerazione da fare è la rappresentazione della Trinità in questo passo in maniera dettagliata e concreta. Partendo dallo Spirito Santo che, come possiamo vedere, si trova qui sulla terra precisamente nel cuore di Stefano. Vedi 2 Corinti 6,16, 1 Corinti 3,16 e i riferimenti. Continuando la lettura, troviamo il Signore Gesù alla destra di Dio, ovvero del Padre. A questo punto preme segnalare l'importanza dei termini trono e destra. Il primo termine, trono, sta a indicare reame, e cioè autorità per decretare, legiferare e legalizzare. Il secondo termine, destra, sta a indicare potere, forza e potenza, per attuare quanto decretato e o
legiferato. E, a scanso di equivoci, gli attributi appena elencati sono senza ombra di dubbio divini. Infatti, non troverete mai e poi mai nessun angelo seduto sul trono di Dio e alla destra di Dio. Pertanto Gesù è Dio. Vedi Romani 9,5, Atti 20 verso 28, Tito 2,13, ma insomma i passi sono molti. Degno di nota è quanto la parola di Dio ci vuole far comprendere in Fatti 7,55 e 56, e cioè che la Trinità la troviamo anche su nel cielo e non soltanto sulla terra. E se ciò non bastasse, ci troviamo dopo la morte e dopo la risurrezione del nostro Dio e Salvatore Gesù il Cristo. In questo modo la Scrittura ci presenta in maniera inconfondibile un fatto innegabile, e cioè l'esistenza di una Trinità, dimostrando così che questa non è una verità circoscritta unicamente che sulla terra, al tempo in cui Gesù vi camminava come uomo e che stava parlando semplicemente in senso figurato, ma che continua a essere presente anche dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione e su nel cielo. Benedetto è il nome del Signore. Ricordiamo che tutto questo non presenta affatto nessuna contraddizione. Cioè, asserire che Dio, pur essendo uno solo, è formato da tre persone ben distinte, differenti e paritetiche, cioè paritarie, mentre invece asserire l'opposto, cioè che non esiste nessuna Trinità, questo sì che è una vera e propria contraddizione. Ma di questo ne parleremo e lo dimostreremo fra breve. In Osea capitolo 4 verso 6 c'è un passo molto famoso dove possiamo leggere quanto segue: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, perciò che tu hai sdegnata la conoscenza, io altresì ti sdegnerò. Attenzione, parola dura ma necessaria, affinché si possa procedere con rispetto e osservanza nei confronti della verità. Togliere lo sguardo dalla Trinità per rivolgerlo verso favole e ideologie umane ci porterà a un sicuro naufragio spirituale. Pertanto, asserire che la dottrina della Trinità non è vincolante per la salvezza dell'uomo è a dir poco una blasfemia e un suicidio spirituale. Infatti, così come chi ha il Figlio ha la vita e chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita, prima di Giovanni 5,12, allo stesso modo chi ha il Padre ha la vita e chi non ha il Padre non ha la vita. E, ovviamente, chi ha lo Spirito Santo ha la vita e chi non ha lo Spirito Santo non ha la vita. Il punto è questo. È chiaro che se c'è una Trinità, e c'è una Trinità, amen, è ovvio ed è scritturale questo, che senza di questa non ci sarà nessuna salvezza. Pertanto, come rinnegare o non confessare il nome di Gesù è l'equivalente a non essere salvati, questo è scritto in Romani 10, versi 9 e 10, allo stesso modo non confessare o rinnegare il Padre e o lo Spirito Santo è l'equivalente a perdere tale salvezza. Infatti, la salvezza si trova nella verità, che ricordiamo essere Gesù. Giovanni 14, 6. Ora, è scritto che lo Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità, Giovanni 16, 13. Quindi ci guiderà a Gesù. E Gesù a sua volta ci guiderà al Padre, Giovanni 14, 6. Pertanto, alla luce di questa verità, togliere una sola persona della Trinità significherebbe far crollare tutta la salvezza dell'umanità. Nel Salmo 110 verso 1
Leggiamo. E il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra. Anche in questo passaggio troviamo la stessa rivelazione presentataci nel passo già affrontato in Atti 7, ovvero che non solo c'è un padre, ma che c'è anche un figlio e che entrambi sono Dio. Infatti l'espressione il Signore ha detto al mio Signore implica deità per tutte e due le unità. E anche in questa occasione ci si rende perfettamente conto che entrambe si trovano su nel cielo e non sulla terra. Matteo 5, 34, 35. E, come già detto, visto che entrambe siedono sul trono, entrambe legiferano, decretano e attuano i propri decreti e le proprie leggi, che ricordiamo sono attributi divini. Ora vogliamo passare alla lettura del libro più temuto degli antitrinitari, l'Apocalisse. Apocalisse, capitolo 4, verso 10 e verso 11. Leggiamo. I 24 anziani si gettavano giù davanti a colui che sedeva in sul trono e adoravano colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone davanti al trono, dicendo «Degno sei, o Signore e Iddio nostro, o Santo, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perciò che tu hai create tutte le cose e per la tua volontà sono e sono state create». In questo passaggio troviamo l'anziano di giorni che giustamente tutti lo adorano. Sempre in Apocalisse, nel capitolo 5, verso 6, leggiamo: «Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi, che pareva essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra». In quest'altro passaggio vi troviamo il Signore Dio e Salvatore, Gesù, il Cristo, il quale, se ci fate caso, allo stesso modo che in Fatti degli Apostoli 7,56, si trova in piedi. Ora, seguendo la lettura di Apocalisse 5, nel verso 8 leggiamo: «E quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi». Come vediamo, l'agnello, cioè Gesù, Giovanni 1,28 riferimenti, l'agnello viene adorato. Ed è a questo punto che il quadro si va a chiudere senza ombra di dubbio. Quando sempre nello stesso capitolo, nei versi 13 e 14, leggiamo: «E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello, siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli». E le quattro creature viventi dicevano «Amen», cioè approvavano, e gli anziani si prostrarono e adorarono. È qui che ogni incertezza sulla realtà di una trinità composta da tre persone ben distinte e diverse viene abbattuta. Infatti il passo è più che chiaro: a colui che siede sul trono e, congiunzione, all'agnello. Ecco qui due unità. Immediatamente dopo leggiamo: siano la benedizione, l'onore e la gloria. Nota bene la parola gloria. La gloria si dà solamente, unicamente, tassativamente che a Dio. Isaia 48 verso 11 e riferimenti. E se ciò non bastasse, più avanti, fino al verso 14, si ripete l'adorazione e addirittura gli anziani si prostreranno dopo aver detto Amen, quindi aver confermato l'adorazione, e gli stessi nel verso 14 si prostrarono e adorarono.
Bene, cari amici, come possiamo vedere il passo è più che esplicito. Ci sono due unità, entrambe si trovano su nel cielo e non sulla terra, entrambe siedono o sono sul trono ed entrambe vengono costantemente adorate. Ed entrambe si trovano su nel cielo dopo la morte e la risurrezione del nostro Signore Salvatore Dio Gesù il Cristo. Arrivati a questo punto, è giunto il momento di dimostrare che credere nella Trinità non è una contraddizione. Tanto per cominciare, mai e poi mai, nessun trinitario crede in 3D, ma in un solo Dio. E includere tre persone nell'esistenza di un solo Dio non è certo una dottrina tirata fuori chissà da quale cassetto. Al contrario, come abbiamo potuto vedere fin qui, è la stessa Bibbia a parlarcene. Vero è che la parola Trinità non appare nella Bibbia, ma in compenso vi troviamo la Trinità. È una contraddizione un Dio tre persone? Assolutamente no. Piuttosto la contraddizione si concretizzerebbe qualora si volesse affermare l'opposto. E ora passiamo alle dimostrazioni. Come ben noto a tutti, l'essere umano è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, Genesi 1:26. E, come altresì noto, sappiamo perfettamente che vero è che l'uomo è un solo essere, ma è altresì vero che è composto da tre unità ben diverse e divisibili, anima, corpo e spirito, Prima Tessalonicesi 5:23. Questa realtà incontestabile viene ben descritta nell'Evangelo di Luca al capitolo 16, dove sia Lazzaro che il ricco, dopo la morte, nonostante i loro corpi siano stati seppelliti, le loro anime continueranno a vivere altrove, cioè nel seno di Abramo per quanto riguarda Lazzaro e nell'inferno per quanto riguarda il ricco, entrambi riposti nello Sheol fino alla risurrezione del Cristo, poi si divideranno. Ancora in Giacomo 2:26 troviamo scritto: «Il corpo senza lo spirito è morto». Pertanto, essendo l'uomo stato creato a immagine e somiglianza di Dio, è chiaro che anch'esso sia trino, e in tutto ciò non vi è nessuna contraddizione. Però, a differenza di Dio, l'uomo è confinato nello spazio e nel tempo, mentre invece Dio no. Ma attenzione, quando diciamo che l'uomo è immagine e somiglianza di Dio, non diciamo uguale, ma somigliante, il che cambia tutto. L'uomo ha tre unità in sé, allo stesso modo di Dio, ma una cosa è Dio nella propria Trinità composta in un certo modo, cioè in tre persone ben distinte, e un'altra cosa sarà l'uomo nella propria Trinità ben diversa da quella di Dio. Ad ogni modo, tutto ciò ci aiuta a comprendere la Trinità di Dio. Ma andiamo avanti perché da dire ce n'è ancora assai. Giovanni, nel capitolo 17, ci presenta una situazione che è a dir poco delucidante per quanto riguarda la comprensione della Trinità. Leggiamolo insieme. Giovanni, capitolo 17, verso 11. «E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu mi hai dati, affinché siano uno come noi». Ancora nel medesimo capitolo, ma nel verso 21 dello stesso, quindi nel verso 21 leggiamo «che siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me, ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato». Sempre nel medesimo capitolo, verso 22, continuiamo a leggere. «E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno». Bene. Fino qui la lettura.
Come si può facilmente riscontrare dai versi letti, la Trinità non è affatto una contraddizione o qualcosa di astratto. Al contrario, è logica, è chiara e soprattutto è reale. Iniziamo con l'esegesi del passo. Nel verso 11 leggiamo: conservali nel tuo nome. È chiaro che qui sta parlando dei credenti, ed è altresì chiaro che sono inclusi tutti i credenti, cioè la Chiesa. Quindi è un plurale e non di certo un plurale maiestatis. Poi continua e dice: essi, alto plurale, che tu mi hai dati, plurale, siano uno, singolare, come noi, plurale. Ora, la domanda del milione è: ma noi siamo uno? A me non sembra, al contrario. Siamo milioni, miliardi, eppure il Signore ci ordina di essere uno, dice che siamo uno. Allo stesso modo il Padre e il Figlio sono due unità, eppure sono uno. Come si può facilmente riscontrare nel verso 22. Ma andiamo piano e continuiamo col verso 21 dove leggiamo che siano tutti, plurale, uno, singolare. Come noi, plurale, siamo uno, singolare. Insomma, cari amici, fratelli, ascoltatori, ma come si può dire che la Trinità è una contraddizione o ancor peggio, come si può dire che la Trinità non esiste solo perché la parola Trinità non è presente nella Bibbia? Anche la parola sacramenti non esiste, eppure esistono queste due istituzioni. Poi, se non vi piace la parola sacramenti, cambiatela pure, ma ne rimane il concetto. Allo stesso modo sarà per la Trinità. Domanda: la Trinità è una contraddizione? Risposta: assolutamente no. Così come non è una contraddizione il fatto che la Chiesa sia una sola, ma è formata da milioni di persone, le quali hanno una sola fede, un solo sentire, una sola speranza, un solo obiettivo, una sola via, una sola identità, una sola cittadinanza, una sola salvezza, eccetera, eccetera. Allo stesso modo, la Trinità è composta da tre persone, ma è un solo Dio. E come abbiamo potuto vedere direttamente dalla parola di Dio, non è affatto nessuna contraddizione. Non avete mai letto: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne? Genesi 2:24. Domanda: ma il marito e la moglie sono una sola carne? Sono un solo corpo? Un solo essere? Certamente no. Eppure il Signore dice di sì. Domanda: è una contraddizione? Assolutamente no. Ed è talmente chiaro questo parlare, questo ragionare, che non è una contraddizione, che non c'è neanche bisogno di spiegarlo, anche un bambino di 5 anni riuscirebbe a capirlo. Allo stesso modo, la Trinità non è una contraddizione. Casomai, come già detto, l'antitrinitarismo è una contraddizione. Perché? Lo dimostriamo subito. Vogliamo riprendere il passo esaminato poc'anzi, Apocalisse 5:13, e rileggerlo insieme. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli. Nota bene. Cosa dice il passo? A colui che siede sul trono e, congiunzione, all'agnello. Quante unità sono? Certamente due. Ebbene, l'antitrinitarismo dice no. Sono uno. Scusate, concedetecelo, ma nel mondo della ragione, del raziocinio, nonché della grammatica, dell'esegesi e non per ultimo dello spirito,
Ma se non vi dispiace, sono i fatti a parlare e non la retorica. Tradotto, l'antitrinitarismo è palesemente una mega contraddizione, mentre invece la Trinità, concedetecelo, è una mega verità. Ma andiamo avanti, perché da dire sulla Trinità ce n'è veramente assai. Vogliamo riprendere nuovamente il verso già letto all'intro per spenderci, seppur in maniera pragmatica, due parole. Giovanni 14, 16. Rileggiamolo. Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore che dimori con voi in perpetuo. Come già detto, ripetiamo nuovamente, ci troviamo di fronte a due unità, ovvero il Padre e il Figlio, e se non fosse sufficiente, entrambe stanno affrontando un dialogo. D'altronde l'espressione pregherò implica un parlare, che a sua volta implica una persona che sia in grado di ragionare, quindi di esistere. E un dialogo presume la presenza di almeno due unità, per cui i requisiti necessari per l'esistenza sono tutti presenti. Anche leggendo in modo affrettato il passo e senza troppe pretese, ci si rende perfettamente conto che le persone comunque coinvolte nel verso non sono solo due, ma bensì tre. Infatti troviamo il Signore Gesù che prega il Padre affinché il Padre a sua volta possa mandare un terzo personaggio, ovvero lo Spirito Santo. Ecco qui la Trinità. Pertanto, asserire che su nel cielo non esisterebbe nessuna Trinità e che questa sarebbe circoscritta a un linguaggio figurativo presente soltanto nel momento dell'opera dell'incarnazione del Cristo sulla terra è a dir poco una blasfemia. Infatti, smettiamo di leggere il passo in modo affrettato e iniziamo a esaminarlo in maniera più attenta. Ci possiamo facilmente rendere conto, questo alla luce del contesto, che il presente dialogo fra Gesù e il Padre non avviene sulla terra, ma bensì su nel cielo. E, se non bastasse, dopo la risurrezione del Signore Gesù, come ben specificato in Giovanni 16, verso 7, dove leggiamo: «È utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, cioè lo Spirito Santo, ma se me ne vado io ve lo manderò». Quindi la preghiera di Gesù rivolta al Padre, letta in Giovanni 14, 16, avviene in cielo e dopo la risurrezione, ragion per cui asserire che in cielo non vi si trova nessuna Trinità non solo denota una profonda ignoranza biblica, grammaticale e irrazionale, ma soprattutto è una vera e propria bestemmia contro allo stesso Spirito Santo. Così come asserire che Gesù e il Padre non sono due persone diverse, ma sono la stessa persona, significherebbe asserire che Gesù si stia facendo una bella chiacchierata con se stesso, il che è assurdo e ridicolo, e anche questa è una bestemmia. Inoltre, significherebbe altresì asserire che ci starebbe a tutti quanti prendendo in giro, il che è illogico e provocatorio. Inoltre, come già detto, in Prima Timoteo capitolo 2, verso 5, leggiamo che vi è un solo mediatore, e questo mediatore avviene in cielo fra il Padre e gli uomini, e il mediatore è l'Avvocato, cioè Gesù, Prima Giovanni capitolo 2 verso 1. Un altro passo molto importante e delucidante si trova in Prima Corinti 1:3, dove leggiamo: la grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e congiunzione dal Signore Gesù Cristo. Anche qui, come ben noto a tutti, ci si trova dopo la morte e la risurrezione del nostro Signore Dio e Salvatore Gesù il Cristo. Che dire di più? Gli esempi, le dichiarazioni scritturali,
Le esegesi bibliche, l'ermeneutica potrebbero continuare all'infinito. Pertanto ci fermeremo qui, come dice la stessa parola di Dio, chi ha orecchie ascolti. Ad ogni modo, prima di chiudere con questa prima parte della seduta, vi vogliamo ricordare qual è il principio della Trinità, ovvero che cosa è la Trinità. E per farlo dobbiamo prima capire che cosa non è la Trinità. Ebbene, asserire che la Trinità è un Dio che si manifesta in tre persone, esso altro non è che un antitrinitarismo mascherato da trinitarismo. Dal momento in cui la Trinità è sì un Dio, amen, ma che è composto da tre persone e no che si manifesta. Il che è tutto diverso. Attenzione alla finezza delle parole. Non si può stare con un piede in due bandi. O si è trinitari oppure antitrinitari. Bene, terminata questa prima parte della seduta, possiamo ora passare alla seconda parte dove tratteremo un controverso tema, la parità della Trinità. Dio è eterno. Dio è eterno e questo è il fondamento della Trinità, di conseguenza anche della dottrina della Trinità. Forse per qualcuno potrebbe sembrare alquanto strano, quindi non correlato col discorso, ma come avremo modo di vedere da qui a poco, senza questo fondamento tutta la Trinità, quindi anche la dottrina di essa, crollerebbe. Pertanto, alla luce di questa verità, sarà necessario soffermarci su questa parola per capirne il suo oggettivo significato. Non sono pochi coloro che hanno solo una mezza idea del suo significato, cioè ne conoscono solo una parte di esso, il che non lo squalifica, ma ovviamente rimane semplicemente una mezza verità. E come tutte le mezze verità, non sono tutta la verità. Pertanto, alla luce di questa verità, possiamo ora passare alle necessarie delucidazioni del significato completo di questa parola, appunto, eterno. Per eterno, normalmente, si intende senza fine, cioè che esisterà per sempre, succeda quel che succeda, mai e poi mai potrà cessare di esistere, né potrà essere distrutto, il che, come già detto, è vero. Ma non è tutta la verità, in quanto ne mancherebbe un'altra parte senza la quale non si potrebbe stabilirne l'eternità. E cioè, deve essere anche senza inizio. Eh già, per essere eterno non basta solo essere senza fine, ma bisogna anche essere senza inizio. In caso contrario non sarebbe eterno. Ecco perché soltanto uno è l'Eterno. E gli altri? E gli altri non lo saranno mai. E allora i salvati in Cristo, si chiederà qualcuno, uguale? Non saranno mai eterno. Piuttosto entreranno nell'eternità di Dio col Padre e con lo Spirito Santo. Vero è che in gergo solitamente si usa dire che saremo eterni, ma è un modo di dire che non vuole assolutamente significare che siamo l'eterno, ma semplicemente vuole indicare che non cesseremo mai di esistere. Ma ricordiamo che è solo un modo di dire e non un fatto reale e concreto. D'altronde, tutto è stato creato. Il mondo, l'universo, gli angeli, i cieli, i pianeti, eccetera. Meno che l'eterno. Egli esiste da sempre. Non ha un inizio, mentre invece tutto il resto ha un inizio, squalificandolo così di essere eterno. Ecco qui il significato completo, quindi vero, della parola eterno. Pertanto, ripetiamo nuovamente, uno solo è l'eterno e gli altri entreranno nella sua eternità, ovviamente i salvati. A meno che non conosciate qualcuno che anch'esso esista da sempre, il che ne dubitiamo. Concedeteci questa ironia. Bene,
Una volta rappresentato il reale, concreto e oggettivo significato del termine eterno, formuliamo ora quello che noi chiamiamo la domanda del milione. Quale delle tre persone della Trinità è eterna, cioè senza principio e senza fine? È chiaro ed è evidente che se c'è una Trinità, e come abbiamo potuto vedere fin qui c'è e come, è ovvio che ognuna delle tre persone facente parte di essa dovranno rivestire tutti gli attributi divini, quali ad esempio onniscienza, onnipresenza, infinito e non per ultimo, appunto, eterno. Ricordiamo inoltre che gli attributi di Dio sono prerogativa divina, quindi inconferibili. Ora, alla luce di questa oggettiva considerazione si evince chiaramente che sia il Padre, sia il Figlio e sia lo Spirito Santo sono eterni, anche perché, come già detto, se uno di loro non fosse eterno, di conseguenza non potrebbe essere Dio. Ora, una volta stabilito questo fondamento, che appunto ricordiamo vuole essere il fondamento della Trinità, possiamo iniziare a costruirci sopra. Ricordiamo che il fine ultimo di questa riflessione è dimostrare la pariteticità della Trinità. Alla luce di quanto detto fin qui, formuliamo ora la seconda domanda del milione. Se Gesù è Dio, ed è Dio, amen, come ben specificato in molti passi già elencati, li ripetiamo, Fatti degli Apostoli 20 verso 28, Ebrei 1 verso 8, Romani 9 verso 5, Tito 2 verso 13, Giovanni 20 verso 19, insomma, ce ne sono veramente tanti. Quindi, se Gesù è Dio, è chiaro che possiede tutti gli attributi divini, fra cui appunto eterno, quindi senza principio e senza fine. Ora la domanda del milione è la seguente: se Gesù è eterno, com'è possibile che, essendo senza principio, nella Scrittura troviamo dichiarazioni quali «Oggi ti ho generato»? Buona domanda, vero? Vogliamo leggerlo direttamente dalla Scrittura. Ebrei capitolo 1 verso 5. Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Questo passo è stato preso dalla stessa Scrittura nel Salmo 2 verso 7, dove leggiamo: il Signore mi ha detto, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. Alla luce di queste dichiarazioni che la stessa Scrittura ci pone davanti, si rischia di rimanere confusi se non si è ben addentrati nella conoscenza di tutta la Scrittura e di tutti i linguaggi in essa presenti. Infatti, se Gesù è Dio, ed è Dio, amen, e se Dio non ha inizio, e Dio non ha inizio, amen, è eterno, com'è possibile che si legga che Gesù ha un inizio, dal momento in cui nella Scrittura abbiamo letto «Oggi ti ho generato»? Buona domanda, vero? Bene, tanto per cominciare, prima di dare inizio alle relative delucidazioni, vogliamo subito porre l'accento sul termine «generato», che non dobbiamo confondere con «creato». Subito dopo, vogliamo invitare l'ascoltatore a non dimenticare quanto detto fin qui sulla persona di Gesù, ovvero che essendo Dio è eterno, pertanto non ha inizio. Ed è su questa verità e su questo fondamento che dobbiamo lavorare per capire il significato dei passi appena letti. Appunto, oggi ti ho generato. Come già detto all'intro della seduta, lavorare con un testo in maniera isolata equivarrebbe a un sicuro naufragio esegetico. Di conseguenza, dobbiamo prendere tutta la Scrittura e non solamente una parte. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che tutta la Scrittura ci parla della salvezza dell'umanità.
quindi dell'opera di redenzione del Signore nei suoi confronti. Di conseguenza, tutte le affermazioni in essa contenute rivestono un significato da seguire e interpretare sempre in questo contesto. Ecco qui che, alla luce di questa verità, possiamo iniziare a capire come muoverci. Di conseguenza, nasce in maniera naturale andare ad attingere a un passo che è a dir poco delucidante. Sito in Filippesi capitolo 5 i versi che vanno, Filippesi capitolo 2 i versi che vanno dal 5 all'8, dove leggiamo quanto segue: perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento, il quale ancora è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, seppure annichilò se stesso, prese forma di servo, fatto a somiglianza degli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto ubbidiente infino alla morte e la morte della croce. Ecco qui che il quadro si inizia a chiudere in maniera semplice e oggettiva. Il Signore Gesù è sempre esistito, quindi è senza inizio. Ma poiché si è venuta a creare la necessità di portare avanti un'opera di salvezza per l'umanità persa nei propri peccati, e questo per grazia, Efesi 2:8, egli, cioè Gesù, essendo in forma di Dio, quindi essendo Dio, non reputò rapina l'essere uguali a Dio, prendendo forma di servo a somiglianza degli uomini. In poche parole, si è fatto uomo vero per la salvezza dell'umanità. Ed è in questo contesto che viene a inserirsi l'affermazione letta poc'anzi in Ebrei 1:5 e Salmo 2:7, appunto: oggi ti ho generato. Pertanto ci si sta riferendo all'opera di redenzione dell'umanità, la quale esula completamente dall'eternità di Dio, dove egli è sempre esistito. E qui bisogna soffermarci un attimino per riguardare a una grandissima verità, la quale è imprescindibile conoscere per capire tutto questo concetto. Nella persona di Dio esistono due sfere. Ora, quando utilizziamo il termine sfere, lo utilizziamo semplicemente per far capire delle realtà spirituali. Pertanto, se a qualcuno non piacesse o non fosse d'accordo con questo termine, può tranquillamente cambiarlo. Lo abbiamo scelto semplicemente perché non ce n'è venuto un altro alla mente. Ora, nella prima sfera vi troviamo il Dio prima del tempo. Nella seconda sfera vi troviamo sempre Dio, ma nel tempo. Domanda: che cos'è il tempo? Risposta: il tempo è l'inizio della creazione. In Genesi capitolo 1, verso 1 leggiamo: nel principio creò Dio. Nel principio di cosa? Nel principio del tempo. E prima di questo principio cosa c'era? Semplice, assolutamente nulla, fuorché il Dio. D'altronde, non ci dimentichiamo che per eternità si intende anche laddove il tempo non esiste. Per cui, alla luce di questa realtà, dobbiamo capire che una cosa è il Dio prima della creazione, quindi fuori dal tempo, per cui nella prima sfera. E un'altra cosa sarà il Dio dentro della creazione, quindi dentro del tempo, ovvero nella seconda sfera. Pertanto, quando in Filippesi capitolo 2, verso 6,
7 e 8 leggiamo: il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, eppure annichilò se stesso, prendendo forma di servo, fatto a somiglianza degli uomini, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto obbediente fino alla morte, e la morte della croce. Bene, quando leggiamo questo passo dobbiamo capire che questa azione di Dio, concreta, pratica, è stata realizzata, concretizzata da Adonai Elohim dentro del tempo, quindi nella seconda sfera, e per la salvezza della umanità persa nei propri peccati. Alla luce di quanto partecipatoci direttamente dalle sacre scritture, possiamo precisare quanto segue. Prima della creazione, Dio è sempre esistito in tutta la propria pienezza e consistenza. E da sempre. Non è con principio, ma è senza principio. Ma una volta creato il tempo, inserendovi anche il creato, e una volta accaduto quanto verificato nell'Eden, con Adamo, Eva, quando Eva peccò e Adamo anche peccò, egli uscì fuori dall'eternità dove sempre è esistito e lasciò l'essere uguale a Dio per entrare nel tempo, diventando uguale agli uomini per la salvezza degli uomini, quindi prendendo un corpo come il nostro. Questa è la seconda sfera, ovvero la sfera del tempo, della creazione e della salvezza dell'umanità. Questo è importante, poiché tutto si svolge in questo e in questa seconda sfera. Per cui quando leggiamo la Bibbia dobbiamo sempre tenere presente queste due sfere, ricordando che tutta l'opera della salvezza si muove unicamente che in questa seconda sfera, appunto la sfera del tempo e della creazione. Ecco perché nella Bibbia troviamo che Gesù, pur essendo il Dio, quindi senza principio, fu generato. Cioè ebbe un inizio. Ma è chiaro, sta parlando dentro della seconda sfera, quella del tempo e della creazione. Ricapitolando, Gesù, dopo aver creato la seconda sfera, Giovanni capitolo 1 verso 1-2-3, vi si inserì dentro prendendo forma umana, quindi essendo generato. Ecco qui l'inizio di Gesù nel tempo, ovvero come vero uomo. E tutto questo è circoscritto nella salvezza del genere umano. Tutto gira intorno a questo. Ecco perché quando leggiamo un verso della Bibbia dobbiamo sempre non solo tenere presente queste due sfere, ma dobbiamo capire in quale delle due sfere ci si trova. Per cui sia il Salmo 2 che Ebrei 1:5, dove abbiamo letto oggi ti ho generato, si riferiscono entrambi a questa seconda sfera, appunto la sfera del tempo, della creazione e della salvezza dell'umanità. Arrivati a questo punto e acquistata la necessaria conoscenza delle realtà spirituali rappresentateci direttamente dalla stessa scrittura, possiamo ora affrontare con estrema facilità il tema della pariteticità o egualitarismo della Trinità. Tradotto, nessuno è più grande, nessuno è più piccolo. Sono semplicemente e perfettamente paritari. Per capire la parità della Trinità, dobbiamo iniziare con l'esaminare gli attributi di essa, dei quali uno lo abbiamo già considerato, quindi non ci torneremo sopra, appunto Dio è eterno e uno solo è l'Eterno. Altri attributi sono: Dio è onnisciente, onnipresente, onnipotente, eccetera, eccetera. Ci piacerebbe soffermarci su quest'ultimo, cioè onnipotente. Per onnipotente si intende quanto segue, che può tutto, quindi
nulla gli è impossibile. Ora, alla luce di questa verità, bisogna considerare nuovamente quanto già valutato precedentemente, e cioè, se c'è una Trinità, è chiaro che ognuna delle persone facente parte di essa debba possedere tutti gli attributi divini, fra cui appunto onnipotente. In caso contrario, se una persona della Trinità non fosse onnipotente, è chiaro che non sarebbe Iddio, in quanto solo Iddio è in grado di avere il potere di fare qualsiasi cosa. Quindi, la mancanza di questo attributo in uno o in una delle tre persone della Trinità comporterebbe il crollo di essa, cosa che è impossibile. Pertanto, da questa realtà possiamo capire perfettamente dalla scrittura che la Trinità è assolutamente paritaria, in quanto ognuna delle tre persone sono onnipotente. Infatti, se una delle tre persone fosse più grande delle altre due, automaticamente comporterebbe che le altre due non fossero onnipotente, squalificandone così la divinità. D'altronde, essere il più grande significa anche avere più comando, quindi più autorità per attuare. Pertanto, il più piccolo, non avendo tutta l'autorità del più grande, automaticamente non potrebbe agire su tutto o fare tutto liberamente, squalificandolo così come onnipotente e quindi come Dio. Semplice, no? Bene. Alla luce di quanto esaminato fin qui, possiamo capire che la Trinità di Dio è perfettamente paritaria in tutto e per tutto. Arrivati a questo punto, possiamo dar inizio alle ormai consuete domande del milione che tanto ci caratterizzano. La prima nasce dal famoso, nonché controverso, passo biblico sito in Giovanni 14 verso 28, dove leggiamo quanto segue: voi avete udito che io vi ho detto io me ne vo e tornerò a voi. Se voi mi amaste, certo voi vi rallegrereste di ciò che ho detto io me ne vo al Padre, poiché il Padre è maggiore di me. Nota bene, il Padre è maggiore di me. Ecco qui quello che potrebbe sembrare un duro colpo alla parità della Trinità. Ma così non sia, poiché, come abbiamo potuto vedere fin qui, la Trinità è perfettamente paritetica. Il punto è che semplicemente bisogna leggere e valutare i passi biblici nella totalità della Sacra Scrittura, senza mai decontestualizzare nulla. È chiaro che questo passo va letto in concomitanza dell'ormai noto testo sito in Filippesi 5 versi 6, 7 e 8. Lo vogliamo rileggere? Lo abbiamo già fatto, ma continuiamo a rileggerlo perché è importante. Il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, eppure annichilò se stesso, prendendo forma di servo, fatto alla somiglianza degli uomini e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto obbediente fino alla morte e la morte della croce. Pertanto, se rileggiamo attentamente Giovanni 14, 28, ci accorgeremo immediatamente che tutto gira intorno alla salvezza dell'umanità. Infatti il verso inizia con l'affermazione: voi avete udito che io vi ho detto io me ne vo e tornerò a voi. Se voi mi amaste, certo voi vi rallegrereste di ciò che ho detto. Sta parlando, appunto, leggendolo nel contesto di tutto il capitolo, se lo leggete nelle vostre case, sta parlando della discesa dello Spirito Santo, quindi dell'opera della salvezza e rigenerazione dell'umanità. E come abbiamo potuto vedere fin qui, tutta quest'opera di redenzione comporta l'autoabbassamento e l'autospogliamento del Signore Gesù. Questo è importante, lo ripetiamo. Tutta l'opera di redenzione comporta l'autoabbassamento
e l'autospogliamento del Signore Gesù e dei suoi attributi. E questo avviene nella seconda sfera, cioè la sfera del tempo, della creazione e della redenzione. Una ulteriore dimostrazione di questa verità incredibile si trova sempre nell'Epistola agli Ebrei, nel capitolo 2, verso 7, dove leggiamo quanto segue. Tu l'hai fatto per un poco di tempo minore degli angeli. Nessun passo si presta come questo per apportarci le necessarie delucidazioni, per togliere il velo su questo mistero. Ovviamente Ebrei 2 si riferisce a Gesù. Ora, la domanda del milione è: ma Gesù non era Dio? Risposta: certo che era Dio. Non solo era, ma lo è ancora oggi e lo sarà sempre. Ora, se Gesù è Dio, com'è possibile che la scrittura ci dice che è inferiore a un angelo? Appunto, Ebrei capitolo 2, verso 7. Ebbene, cari amici e ascoltatori, ecco qui che è la stessa epistola degli Ebrei, capitolo 2, verso 7, a darci la risposta. Infatti, se leggiamo attentamente, possiamo leggere quanto segue. Per un poco di tempo, nota bene, per un poco di tempo. Ma è chiaro, l'Iddio Altissimo creò il tempo, vi inserì il creato con la relativa umanità e, essendo questa venuta meno a causa del peccato, esso, cioè Dio, invece di distruggerla, decise di salvarla. Quindi, entrando nel tempo, prese forma di servo, facendosi non solo uguale agli uomini, ma addirittura facendosi inferiore agli angeli. Ma attenzione, il passo dice per un poco di tempo, cioè il tempo che camminò in questa terra. Alleluia. Per cui è ovvio che l'affermazione sita in Giovanni 14:28, il Padre è maggiore di me, va collocata nella seconda sfera, cioè la sfera del tempo, dove Gesù sta svolgendo ancora oggi un'opera di redenzione. Facendosi, infatti, si trova su nel cielo per intercedere per noi, 1 Timoteo 2:5, quindi in quest'opera di redenzione egli si è fatto inferiore anche agli angeli. Quindi si è fatto inferiore al Padre, si è fatto inferiore agli angeli, è diventato uguale a noi per poi salvarci e portarci su nel suo regno, cioè nell'eternità, laddove il tempo non esiste, come vedremo poi alla fine di questa seduta. Ovviamente, una volta risorto dai morti, è salito su nel cielo e ogni cosa gli è stata sottoposta, e quindi anche gli angeli, pertanto non è più inferiore ad essi. Ebrei capitolo 1. Un'altra dimostrazione che Gesù si è autoabbassato a tutto e a tutti si trova nel fatto che, come vero Dio, è chiaro che è onnipresente. Ma, essendo divenuto inferiore al Padre, inferiore agli angeli, e fattosi uguale agli uomini, come vero uomo si è autolimitato nel tempo e nello spazio. Infatti il corpo umano non può stare in tutti i posti e allo stesso tempo. Ma Gesù, essendo il Dio, aveva anche la possibilità di riprendere la propria naturalezza divina quando e come voleva. La dimostrazione? Semplice. Si trova in Giovanni, capitolo 1, verso 48, dove leggiamo. Natanaele gli disse, «Onde mi conosci?» Gesù rispose e gli disse, «Avanti che Filippo ti chiamasse, quando tu eri sotto il fico, io ti vedeva». Ecco qui che Gesù, come vero Dio, non è inferiore a nessuno, e neanche è limitato nel tempo e nello spazio, ma come vero uomo sì, lo è. E si è abbassato davanti a tutti,
fino al punto di morire, e morire sulla croce, come ben precisa l'ormai noto passo già letto più volte, quindi non lo rileggiamo più, Filippesi 2, verso 6, 7 e 8, appunto, il quale, essendo in forma di Dio, eccetera, eccetera. Come abbiamo potuto vedere, Gesù è morto. Domanda: può Dio morire? Risposta: assolutamente no. Eppure Gesù è morto. Ecco qui un autoabbassamento, abbassamento al Padre e addirittura agli angeli stessi, per farsi uguale agli uomini. Ma come scritto altresì in Giovanni capitolo 10, verso 18, per questo mi ama il Padre, perciò che io metto la vita mia per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io da me stesso la depongo, io ho podestà di deporla ed ho altresì podestà di riprenderla. Pertanto, cari amici ascoltatori, quando leggiamo che Gesù è inferiore al Padre, lo leggiamo sempre nel contesto del tempo, dello spazio, della creazione e dell'opera della salvezza dell'umanità. L'ultima dimostrazione di questa verità, e con questo andiamo a concludere questa seduta, la troviamo nell'altrettanto noto passo sito in Prima Corinti, capitolo 15, verso 28, dove leggiamo quanto segue. Ora, dopo che ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora il figliuolo sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposta ogni cosa, a ciò che Dio sia ogni cosa in tutti. Anche qui, se leggiamo il passo dentro tutto il proprio contesto, quindi nel capitolo, ci si può tranquillamente rendere conto che il fondamento di questa solenne asserzione posa esclusivamente che sulla salvezza dell'umanità, così come ben precisa il passo, appunto, già a cominciare dall'inizio, in particolare dal verso 3, dove leggiamo: Cristo è morto per i nostri peccati. Come possiamo vedere, il passo è a dir poco chiarissimo. Ci troviamo in piena opera di salvezza per i nostri peccati. Ancora nel verso 4 leggiamo: e che egli fu seppellito e che risuscitò al terzo giorno. Nel verso 6 leggiamo: appresso apparve ad una volta a più di 500 fratelli. Ecco qui la sua morte nel verso 4 e nel verso 6 la sua risurrezione. Ancora nel verso 21 leggiamo: poiché per un uomo è la morte, per un uomo altresì è la risurrezione dei morti. Nel verso 23 leggiamo: ma ciascuno nel suo proprio ordine. Cristo è le primizie, poi nel suo avvenimento saranno vivificati coloro che sono di Cristo. Nota bene, le parole ordine e primizie indicano chiaramente un'opera compiuta nel tempo. Poi nel verso 24 leggiamo: poi sarà la fine, quando egli avrà rimesso il regno in man di Dio Padre, dopo che egli avrà ridotta al niente ogni signoria, ogni podestà e ogni potenza. Come abbiamo letto, poi verrà la fine. La fine di cosa? La fine dell'opera di redenzione, chi dentro dentro, chi fuori fuori, la quale trova la sua concretizzazione appunto nel tempo. Ed è in questo tempo e in questa opera che viene a collocarsi l'ultimo verso che stiamo prendendo in esame, appunto il verso 28. Lo rileggiamo. Ora, dopo che ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora il figliuolo sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposta ogni cosa, a ciò che Dio sia ogni cosa in tutti. Ecco qui che il verso, alla luce di tutto il contesto, acquista tutto il profumo nel suo significato più profondo,
che, come già detto, riguarda esclusivamente la salvezza dell'umanità persa nei propri peccati. Pertanto, il verso va collocato nella seconda sfera, appunto la sfera del tempo e della creazione, la quale, come altresì già detto, esula dalla prima sfera dove il Signore, nella propria Trinità, è sempre esistito, rivestendo tutta la propria Deità in maniera paritetica. Infatti il verso 28 precisa, dopo che ogni cosa gli sarà sottoposta. Nota bene i seguenti termini. Dopo. Il termine dopo indica un'azione di tempo, quindi circoscrive il verso nel tempo, di conseguenza nella creazione e nell'opera della redenzione. Poi dice, ogni cosa gli sarà sottoposta. Anche qui ci si trova davanti a un'opera da realizzare. Dal momento in cui che ogni cosa dovrebbe essergli sottoposta già a partire dalla creazione, mentre invece così non è, ovviamente per suo beneplacito. Per cui è chiaro che c'è un'opera da compiere, ed è in quest'opera di redenzione che il Signore Gesù si è sottoposto al Padre. E al finale di quest'opera, per la sua conclusione, è ovvio che la si dovrà concludere sottoponendola al Padre, dal momento in cui è stato Lui, cioè Gesù, il compitore di quest'opera. È chiaro che anche Lui si sottoporrà al Padre, ma è in virtù della conclusione dell'opera. Ora però, una volta conclusa, così come al Signore Gesù nessuno gli ha tolto la vita, ma Egli stesso l'ha deposta e, allo stesso tempo, ha podestà di riprendersela quando e come vuole, Giovanni 10,18, in egual modo nessuno gli toglie la sua gloria, ma Egli stesso l'ha lasciata e se la riprenderà quando vorrà, cioè alla conclusione dell'opera. Dopo aver chiuso il tutto, sottoponendolo al Padre. Allora Egli, cioè Gesù, si riprenderà la gloria che ha sempre avuto prima della creazione, del tempo e del mondo, essendo uno solo col Padre e con lo Spirito Santo, dove nessuno è più grande e nessuno è più piccolo. E senza contraddizione, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello Spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. 1 Timoteo 3,16. Bene, cari amici, con quest'ultimo verso siamo giunti alla conclusione di questa importante e affascinante seduta, con la quale non si vuole pretendere di colmare tutto il tema della Trinità, né tantomeno si ha la pretesa di averne le capacità, ma come semplici uomini e inutili servi, abbagliati dall'amore di Gesù il Cristo, e colpiti dal desiderio di proclamare la sua parola, vi dedichiamo quanto detto, pur sapendo che nessuno mai potrà immergersi completamente in queste acque così profonde e irraggiungibili come appunto quelle della Trinità, ma pur sapendo altresì che, anche se vediamo come attraverso di uno specchio, 1 Corinti 13,12, comunque possiamo tracciarne i parametri generali senza i quali ci sarebbe impossibile raggiungere la verità, e cioè Gesù il Cristo. Pertanto, nel concludere diciamo gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo. D'altronde, se c'è una Trinità, è chiaro che tutta la Trinità va adorata. Infatti, non dobbiamo confondere l'adorazione con la preghiera. Una cosa è adorare, un'altra cosa è pregare.
mentre invece il principio della preghiera è andare al Padre nel nome di Gesù per la potenza e la guida dello Spirito Santo. Ad ogni modo, questo principio non ci impedisce comunque di parlare anche direttamente col Signore Gesù o con lo Spirito Santo o con il Padre. Insomma, chi ha orecchie spirituali, ascolti attentamente ciò che la parola di Dio ci dice in tutto il suo contesto. E a Dio che ne è degno, vada sempre tutta la gloria da sempre in eterno. Amen. Con questo vi salutiamo. E vi lasciamo con l'amore del nostro Signore e Salvatore Gesù il Cristo, ricordandovi che molto presto la tromba suonerà e i morti in Cristo risusciteranno. E noi che saremo vivi in quel momento saremo trasformati in un batter d'occhio. E la Chiesa non è stata chiamata a passare per la grande tribolazione, ma a scampar da essa. Con questa speranza vi lasciamo e vi salutiamo. Dio vi benedica. Pace e bene. Maranatha.